Eccoci con il presidente dell'Unione Rugby San Benedetto, Edoardo Spinozzi. Presidente, oggi qui al Clubhouse, al Mandela, insomma, un momento per festeggiare questo 2022, dopo la vittoria del campionato di Serie C per andare in Serie B e poi, insomma, queste ultime tre vittorie consecutive, due in casa e una in trasferta. Tolto ovviamente il passo falso con Firenze, però quest'anno ha regalato tante emozioni qui in città e anche alla squadra. Assolutamente sì, oggi grande festa al Campo Mandela, alla Clubhouse, voglio ricordare Pierluigi, intitolata Pierluigi Camicioni. Noi quest'anno è stato un anno particolarmente emozionante per noi. Abbiamo raccolto una promozione che mancava a San Benedetto da circa 30 anni e vorremmo cercare di mantenere la Serie B almeno per quest'anno. Firenze è stato un passo falso che purtroppo ce lo aspettavamo perché loro tecnicamente sono più organizzati, però siamo pronti a dar battaglia nel derby che ci vedrà nel 2023, 22 gennaio a Campo Latini contro lo Iesi per il primo derby storico in Serie B tra Iesi Rugby e San Benedetto Rugby. Senta, poi anche guardando insomma al passato, la squadra si allenava inizialmente al Ballarin, ha fatto un giro di diversi campi, oggi può vantare una struttura con due campi di allenamento e anche per la gara insomma un futuro che si prospetta importante e anche insomma per il presente le strutture sono importanti in questa società. Possiamo dire che il futuro per noi è molto ambizioso, siamo un club giovane, molto dinamico, abbiamo con noi circa 80 partner, tra cui il main sponsor FIFA Security, che voglio ringraziare. Ci crediamo, vogliamo offrire i nostri tesserati a tutte le famiglie che frequentano quotidianamente questo impianto dei servizi di altissima qualità e fornire un impianto che non sia solo da Serie B, ma perché no da Serie A o da Eccellenza. Senta, per chiudere l'intervista, un'ultima domanda per quanto riguarda il settore giovanile. Oltre che la prima squadra, insomma, si sta ritagliando anche il proprio spazio, l'Unione Rugby San Benedetto, per quanto riguarda anche il femminile, insomma, un po' tutto il parco giovani. Assolutamente sì, siamo presenti ormai da 4 anni nelle scuole del circondario, facciamo i progetti scuola che offre la Federazione Italiana Rugby con dei tecnici qualificati e abilitati per lavorare all'interno delle scuole. Abbiamo un bel settore femminile che fino all'under 13 gioca assieme ai ragazzi i maschi e poi si suddividono maschi e ragazze e la femminile la gestiamo con Montegranaro. Abbiamo una ragazza che oggi è in nazionale under 18 e che ci auguriamo che ci rimanga e perché no, vesta la maglia della nazionale maggiore. Presidente, grazie e in bocca al lupo per il campionato. Grazie a voi, tanti auguri.